Assessore regionale Sertori, lei è stato uno dei più convinti sostenitori della candidatura di Marco Scaramellini. Sono contento per Sondrio, sono contento per i cittadini di Sondrio. Marco Scaramellini sarà un ottimo sindaco, onesto, determinato, capace e con grande entusiasmo. Per cui adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Perché Scaramellini ha vinto? Scaramellini ha vinto perché è stato se stesso, ha dimostrato quello che vale, la gente l'ha percepito, sicuramente ha dato un supporto a Scaramellini anche i partiti, ma sempre con assoluta dignità, senza togliere niente a nessuno, ma del resto amministrare vuol dire anche questo, vuol dire comunque appoggiarsi anche ai partiti, vuol dire avere rapporti anche con gli enti superiori, perché poi le cose devono essere fatte ed è necessario rapportarsi anche con la regione e con lo Stato centrale, soprattutto per una città capoluogo come Sondrio. Per Sondrio comincia un altro capitolo. Sì, questo io credo sia un momento felice per Sondrio. Noi l'abbiamo detto in tutta la campagna elettorale, abbiamo delle ambizioni importanti per la città. Noi crediamo che questa città, che è una città di servizi, possa continuare ad esserlo, ma deve andare verso una vocazione turistica e abbiamo tutti i potenziali per poterlo fare. Sto pensando ai terrazzamenti vitati, al sentiero Valtellina, sto pensando a Castel Masegra, al centro storico di Sondrio. Ci sono dei potenziali incredibili che devono essere sfruttati e dobbiamo portare qui la gente, perché Sondrio è un posto bellissimo. Si è discusso molto del rapporto tra componente civica e componente partitica politica dentro questa coalizione. Che garanzia di autonomia lei si sente di dare a favore di Scaramellini? Ma Scaramellini avrà tutta l'autonomia che vuole, anche perché abbiamo condiviso un programma e abbiamo delle idee che sono consonanti, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la Lega, il nostro interesse è quello dei cittadini, quindi già questo è un interesse comune e sono certo che faremo molto bene.